Quello della sanità è certamente il tema centrale, maggiormente discusso in Basilicata, soprattutto in questi ultimi giorni di campagna elettorale. Un check-up della situazione è stato fatto a Potenza durante il convegno voluto e organizzato da Giampiero Maruggi, ex direttore generale del San Carlo, oggi candidato alle elezioni regionali con Basilicata a Casa Comune, che ha visto tra gli altri l'analisi del professor Federico Spandonaro, professore aggregato di economia sanitaria presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. La regione Basilicata è una regione particolare. Noi vediamo che su alcuni indicatori la regione Basilicata ovviamente va anche meglio degli altri paesi. Per esempio vorrei citare il dato dell'assistenza domiciliare, che indubbiamente è una di quelle delle regioni che ha oggi più virtuose, almeno sugli indicatori aggregati. Viceversa, su altri indicatori non va particolarmente bene. In particolare ci sono problemi di efficienza, ha una degenza media ancora ospedaliera piuttosto alta, principalmente sfora fortemente sulla farmaceutica e sulla specialistica. Discussione di queste ultime ore, il rischio che la sanità in Basilicata vada verso il commissariamento è un rischio plausibile? È difficile ovviamente rispondere, non sono io che decido queste cose, certamente il rischio c'è. Dopo il Covid quasi è aumentato in maniera esponenziale il numero di regioni che fanno disavanzi, non è un problema solo della Basilicata. Chiaro poi che alcune regioni, pur facendo, come dire, essendo a rischio di rifare disavanzi, magari hanno una struttura complessivamente più solida e se la possono cavare. La Basilicata è in una situazione in qualche modo fragile da questo punto di vista. Non è un meccanismo automatico, ma certamente se mi parla di rischio, il rischio non si può escludere.